cercherò di essere il più veloce, di andare il più velocemente possibile, anche perché anch'io non vedo l'ora di iniziare a sentire la relazione del professor Becchetti e poi gli interventi che seguiranno. Ringrazio anch'io, quindi mi aggiungo a tutta la serie di ringraziamenti che ci sono stati in questo inizio. Il Dipartimento di Terni di Economia dell'Università di Perugia, la professoressa Montesi, senza la quale, come ha ricordato anche il professor Madotti, non avremmo potuto organizzare questo ciclo di incontri, tutti gli intervenuti, anche Francesca che è stata sempre con noi. Il tema è fondamentale, è molto interessante, il ruolo dei consumatori, diciamo, leggendo le interviste o comunque qualche passaggio del professore, il orientare con il voto del portafoglio in qualche modo e quindi essere in grado di consumare in maniera intelligente e consapevole. E questo, diciamo, il ruolo delle associazioni può essere fondamentale, come lo è stato anche in passato, da un punto di vista anche divulgativo su molte tematiche. Pensiamo al consumo sostenibile, all'ambiente, a tutto quello che in qualche modo riguarda poi le scelte che nel mondo che ci circonda bisogna prendere, e tutte le scelte che facciamo in qualche modo influenzano poi anche questo mondo, e quindi poterlo fare in maniera consapevole è una cosa fondamentale. Mi ricordo anche quello che ha detto il professor Madotti, dal punto di vista dell'educazione finanziaria bisognerebbe anche in un territorio come il nostro incominciare a farla partendo dal basso. Ho visto che recentemente, in quest'ultimo anno e mezzo, qualche iniziativa all'interno delle scuole è stata iniziata, però ritengo che tutto il mondo anche fuori, quindi anche le persone non più giovanissime, andrebbero in qualche modo educate, anche perché ritengo che noi siamo una nazione relativamente giovane da un punto di vista degli investimenti su strumenti finanziari particolari, perché fino a 20-25 anni fa tendenzialmente la maggior parte dei risparmiatori avevano a disposizione titoli di Stato piuttosto che altro, quindi strumenti molto più semplici. Ieri proprio, l'altro ieri, uscì la notizia che la Pfizer ha bloccato il commercio dei suoi prodotti negli stati in cui c'è la pena di morte, quindi per l'iniezione letale. Credo che anche questo sia in qualche modo legato al discorso, nel senso che, da quello che so, le associazioni contro la pena di morte in quegli stati hanno fatto più volte pressione perché ad esempio si conoscessero i fornitori anche dei medicinali che venivano utilizzati in queste iniezioni letali, e quindi credo che la scelta della Pfizer sia legata anche a non associare il suo nome alla pena di morte, quindi credo sia una notizia buona e vediamo di andare avanti. Vedo molte persone, molte associazioni presenti che ringrazio. Vedo anche Carlo Piccini che fa parte della segreteria regionale del Forum del Terzo Settore, spero che interverrà anche lui nel dibattito, e ringrazio tutti e buon lavoro.